Mister Cioffi, tre partite in sette giorni sono parecchie e oggi purtroppo avete pagato, anche se probabilmente se la Casertana avesse vinto non si sarebbe gridato allo scandalo. Sì, come ha detto i colleghi, sapevamo che adesso viene il bello perché siamo carichi nelle gambe, il lavoro si inizia a fare sentire, quindi il campo un po' pesante per la pioggia. Cioè, non ci ha fatto giocare con quella lucidità e fluidità di gioco, però credo che alla fine non posso rimproverare niente ai ragazzi perché le loro occasioni le hanno create, bastava poco, un po' di fortuna, la partita si poteva portare in porto con i tre punti. Adesso dobbiamo stare calmi e tranquilli e lavorare già per la prossima. È un momento che comunque non vi gira perché alla Lamezia in 10 uomini avete subito il gol. Oggi siete andati in superiorità numerica e non siete riusciti a segnare, quindi magari anche un pizzico di fortuna in più. Certo, abbiamo avuto quell'occasione con Cappiello dove bastava poco, la palla andava dentro, come pure abbiamo avuto l'occasione alla fine con Sarli, che secondo me là è stato troppo altruista quando ha ridato la palla a Disano perché era davanti alla porta, poteva calciare in porta, però comunque alla fine non posso rimproverare nulla perché tutti hanno dato il massimo per quello che potevano oggi. E adesso la cura per cercare di tornare alla vittoria? Dobbiamo lavorare e portare avanti il discorso iniziale e fin quando non avremo un assestamento fisico, tattico, perché qua ogni tanto cambia qualcosa pure per la selezione di infortuni, squalifiche, soprattutto negli under, e quindi non è facile, non era facile portare avanti un discorso. Adesso dobbiamo ristabilirci un attimo, lavorare con serenità e cercare già da domenica di fare la nostra partita per cercare il massimo.